era parole false. Amato Lamberti per molti di noi era un esempio. Dirigeva il giornale L'Osservatorio sulla Camorra. Il suo sguardo un po' mi intimidiva, come se volesse dirmi che non mi impegnavo abbastanza. E chissà, forse aveva anche ragione. Noi non abbiamo paura di pronunciare la parola Camorra. Però
che vivo già un percorso di studio un po', diciamo, tormentato, perché mi sono innamorato del giornalismo e poi venivo da un'esperienza con la rete, quando c'era il mio carbonetto, quindi veramente ho vissuto questa sorta di primavera palermitana, poi non è diventata una primavera napoletana. E quindi questi percorsi mi hanno portato a raccontarmi in più veste, diciamo, come studente, ma anche come, diciamo, attivista di questo movimento e poi come giornalista con Amato Lamberti. Quindi l'ho conosciuto bene Amato Lamberti e ho avuto il privilegio di frequentare le varie sfaccettature di Amato Lamberti. Sono devastanti l'immagine all'interno del piccolo documentario che lui sta seduto con questa piccola agendina nera, la sua mazzetta di giornali, e parlava e spiegava anche con quella foga, no? Quella passione che poi Amato è un tipo che iniziava a capo, poi si appassionava e si accalorava. E là è proprio la fotografia, secondo me, dell'isolamento, cioè del fatto che non è stato, cioè di fatto che adesso certamente in questa celebrazione dovuta di Amato ci sta la tendenza a mummificarlo, cioè io non voglio mummificarlo, voglio dire che invece Amato Lamberti è stato isolato, ma ad esempio è stato isolato in Daniele, perché purtroppo viene un'esperienza di governo del territorio dopo Luisa Bosso, che sono state due governi del territorio di Nicolano di rottura, no?